Regione Toscana, il Consiglio regionale. Nell'ultima seduta ha modificata la legge regionale 77 del 1998 che determina i limiti massimi di costo degli interventi nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica. L'atto è stato licenziato dal Consiglio con il voto unanime con 30 voti a favore e adegua in pratica il prezziario regionale in materia di edilizia sociale. Una leggina abbastanza semplice ma importantissima. I lavori di ristrutturazione delle case popolari si stavano bloccando si sono bloccati in tante parti perché per gli ERP c'è un limite al costo che si può sostenere nelle ristrutturazioni, che è stabilito da un decreto ministeriale che la giunta regionale ogni anno riadotta. Questo limite di costo, a causa dell'inflazione, diventava ogni anno troppo basso e quindi faceva sì che poi non si trovavano le ditte per fare i lavori, rallentando l'adeguamento di alloggi ERP. Noi sappiamo quanto sia importante la ristrutturazione dell'alloggio e quindi dare una risposta ai nostri cittadini. Con questa legge diciamo che la Giunta può ovviamente rispettare i limiti nazionali che ci possono essere a partire dal decreto del 94, ma qualora vi è un aumento dei prezzi può usare come limite massimo il prezziario regionale, che dallo scorso anno vede un adeguamento dei prezzi non solo una volta all'anno ma anche all'interno dell'anno e che quindi è aggiornato su quello che è l'andamento inflattivo. Quello costituirà il limite massimo di costo che si può utilizzare e che si può sostenere per l'alloggio ERP, che dovrebbe essere assolutamente adeguato in linea con i prezzi e quindi ci permetterà di far ripartire tanti cantieri che ora sono bloccati. Favorevoli alla modifica anche le opposizioni, con l'intervento del Consiglio che adegua i limiti di costo degli interventi al mercato attuale, così che non vengano bloccati i cantieri. Siamo sostanzialmente favorevoli, dobbiamo anche lì comunque fare delle eccepire alcune cose, in quanto in Commissione spesso abbiamo parlato delle case popolari, di come il danaro potrebbe essere riciclato vendendo determinati alloggi per poter mettere a regime altri che magari sono fermi soltanto perché devono essere rimessi in sesto. Ecco. Sicuramente la rimodulazione del prezzario è stata necessaria dal fatto che appunto il costo delle materie è aumentato enormemente, ha fatto sì che molti appalti non fossero più sostenibili ai prezzi precedenti, ma viene da considerarsi anche il combinato disposto. L'aumento dei prezzi collegato al fatto che l'edilizia popolare in tutti questi anni è stata fortemente trascurata anche dal punto di vista finanziario dalla Regione ha fatto sì che adesso ci si ritrovi a presentare una proposta di legge che cristallizza un aumento, un esborso enormemente aumentato da parte della Regione per rimettere in sesto degli appartamenti e degli immobili che, lo ricordiamo, come è stato denunciato anche da Sunia CGL a gennaio, sono moltissimi, in pessime condizioni e soprattutto 4.000 di essi aspettano di essere riassegnati, alcuni dei quali anche perché in condizioni non accettabili per poter essere dati ad altre famiglie. Non si può appellarsi adesso a un governo che è di matrice politica diversa dalla propria senza ignorare che nei decenni precedenti il Partito Democratico, questa maggioranza, ha potuto operare sia in regione sia a livello parlamentare per poter rimediare a un piano case adeguato per tutte le regioni. Quindi è assolutamente strumentale questo modo di fare. Abbiamo sicuramente votato a favore perché è l'unica soluzione in questo momento per riuscire a dare a tante famiglie bisognose degli appartamenti. Sicuramente l'aumento del costo delle materie prime, e non soltanto, che è avvenuto in questi mesi è sotto gli occhi di tutti. Questo immobilizzava di fatto tanti appalti pubblici anche in ambito di edilizia residenziale pubblica e quindi era giusto che la Regione, anche la Regione Toscana, intervenisse cambiando le regole rigide che erano previste per legge appunto rispetto all'acquisto delle materie prime in ambito ERP. Quindi abbiamo in maniera convinta votato a favore di questo adeguamento normativo che fa sì che anche in Regione Toscana si stia al passo coi tempi e si stia dentro un contesto attuale che è un contesto, ahimè, da questo punto di vista completamente diverso rispetto a un anno e mezzo fa.
L'Aula approva a maggioranza il conto preventivo 2023 e pluriennale 2023-2025 dell'Agenzia Regionale di Sanità, con 19 voti a favore e 11 voti contrari. L'Agenzia, che ha un bilancio di oltre 4 milioni e mezzo, svolge un lavoro costante, in linea con gli indirizzi del Consiglio, ed è un cardine importante della sanità toscana per l'analisi scientifica delle tante parti del sistema sanitario regionale. L'Agenzia Regionale di Sanità è un punto di riferimento per tutti gli operatori, per la politica, direi anche per i cittadini. Basta andare sul sito e vedere gli innumerevoli lavori che hanno e che producono continuamente i ricercatori che fanno capo all'ARS, un punto di riferimento, perché quando si parla di sanità è necessario partire dai dati, è necessario partire dalle analisi, e quelli che l'ARS fa sono un punto fondamentale che noi abbiamo usato anche quando abbiamo fatto il percorso degli Stati Generali della Salute. Se no si rimane alle opinioni, e invece le discussioni politiche vanno fondate sui dati. Durante il Covid ovviamente l'ARS ha svolto un ruolo fondamentale nel monitoraggio dell'epidemia, ma svolgeva ruoli fondamentali prima, continuerà e sta continuando anche ora a analizzare tanti aspetti. L'Agenzia di Sanità è una valutazione positiva, perché è un ente tecnico che dovrebbe risolvere dei problemi che la politica pone. Evidentemente però non vengono posti in maniera adeguata, se il risultato è una sanità di questo genere, dove si dice tutto e il contrario di tutto. Naturalmente, essendo il bilancio di ARS un'emanazione diretta della Giunta, è ovvio che noi, non partecipando quindi alla stesura e comunque alle scelte programmatiche, non potevamo che votare contro. Proposta di risoluzione in Consiglio regionale sul tema dei pronto soccorso, presentata dal gruppo Fratelli d'Italia. L'atto, che è stato posto in votazione, prevedeva una riorganizzazione del servizio di emergenza-urgenza in Toscana. Secondo quanto indicato dal gruppo di opposizione, i pronto soccorso sono in piena emergenza perché aumentano gli accessi, diminuiscono i medici e il personale, e le specializzazioni in emergenza-urgenza vanno sempre più deserte, poiché i lavoratori preferiscono trasferirsi altrove. L'atto era appoggiato anche dai consiglieri degli altri gruppi di opposizione, che hanno proposto alcuni emendamenti al testo, tra cui la richiesta di aumentare le postazioni di elisoccorso. Fratelli d'Italia critica fortemente le politiche della Giunta in ambito soprattutto sanitario. Ieri abbiamo chiesto le dimissioni dell'assessore Bezzini per tutta una serie di situazioni che stanno avvenendo nella sanità toscana, ma non ci limitiamo alla critica. Noi abbiamo l'ambizione di governare questa regione molto presto, e quindi portiamo delle proposte di risoluzione dei problemi, come per esempio nell'ambito dell'emergenza urgenza, che è sicuramente l'ambito più critico che c'è in questo momento. Noi riteniamo che alcune cose possano essere migliorate immediatamente. Pensiamo per esempio che si debba aumentare i posti letto nei pronto soccorsi, perché un conto è se una persona una volta ogni tanto sta uno, due, tre giorni e mezzo in una barella, in un corridoio, e già non andrebbe bene. Ma se tutti i giorni ci sono persone che stanno 24, 36, 48 ore barellate nei corridoi dei pronto soccorsi, senza acqua, senza cibo, perché non è previsto quel tipo di somministrazione per chi sta lì nel pronto soccorso, evidentemente bisogna cambiare la struttura, bisogna aumentare i posti letto nei pronto soccorsi. Noi pensiamo che si debbano aumentare gli ambulatori per codici bianchi nei pronto soccorsi. Una percentuale importante di accessi ai pronto soccorso è per codici bianchi, comunque per situazioni di livello molto basso, di intensità bassa. Dobbiamo quindi differenziare la prestazione sanitaria per chi arriva in fin di vita e per chi arriva con un dito da steccare, che comunque ha bisogno di avere una prestazione sanitaria. Noi pensiamo che nella proposta di risoluzione che il Fratelli d'Italia ha presentato oggi in aula ci siano tante risposte all'emergenza della sanità toscana, all'emergenza appunto della crisi dei pronto soccorsi. Purtroppo la maggioranza, parte della maggioranza, ha votato contro. Abbiamo apprezzato il voto d'astensione di Italia Viva. Ci dispiace che il Partito Democratico voglia sempre mettersi una sorta di benda davanti agli occhi e bocciare le proposte che vengono dall'opposizione. Noi continueremo a fare opposizione, non soltanto criticando, ma facendo proposte concrete.
È stata bocciata questa proposta di risoluzione dove noi avevamo inserito degli emendamenti di buonsenso sostanzialmente. Le motivazioni della bocciatura sono risibili, sono politiche. Di fatto noi, per quanto mi riguarda, nel mio intervento ho voluto mettere all'attenzione dell'Aula l'attuale situazione critica in cui versa l'emergenza urgenza, sia l'emergenza urgenza ospedaliera, quindi il pronto soccorso, sia l'emergenza urgenza territoriale, cioè come la delibera 1425 e 1424, cioè quella sul 118 e sulla continuità assistenziale, siano per ora fallimentari. È ovvio che uno può richiamare il fatto che la medicina territoriale deve, con le case di comunità, gli ospedali di comunità, essere ancora implementata, però se non si aumenta gli operatori, se non si cerca di fare da filtro, come un emendamento che abbiamo voluto fare noi, al pronto soccorso, che quindi, fino a che non ci sia una medicina territoriale che fa da filtro, mettere un dipartimento ambulatoriale che intercetti i codici 4 e i codici 5, cioè quelli non urgenti e in urgenza, diciamo, codici bianchi, automaticamente avremo sempre una situazione drammatica, perché il collo di bottiglia del pronto soccorso è evidente. Questo determina un burnout sugli operatori, perché sono pochi, perché sono sotto pressione. Non a caso c'è la Corte di Cassazione ha determinato, a causa dell'azienda, un evento di infarto subito da un medico, e quindi ovviamente questa situazione è arrivata al collasso. Il Consiglio regionale ha respinto in votazione la proposta di risoluzione con 20 voti contrari, 10 favorevoli e un astenuto. Donatella Spadi, per il Partito Democratico, ha chiesto di ritirare la mozione e di portarla in Commissione Sanità per fare un lavoro di approfondimento, vista la complessità dell'atto, la numerosità delle proposte e il fatto che la Giunta sta lavorando in questo momento sulla stessa materia e per questo ha deciso il suo voto contrario. La nostra proposta è di mandarla in commissione, magari con audizioni, anche perché la regione, la giunta regionale sta mettendo in atto delle azioni che sarebbe bene capire quali sono, e anche parlare con quelli che sono i direttori di dipartimenti di emergenza e urgenza, che conoscono chiaramente il problema. Non è stata accettata e quindi noi abbiamo bocciato la proposta di risoluzione, perché alcune cose erano sicuramente accettabili, altre meno, altre erano magari da rivedere o da... E quindi niente, la proposta non è stata accettata, ma non perché non apprezziamo il lavoro che è stato fatto, ma perché all'interno ci sono cose, per esempio parlavano dei letti di osservazione breve nei pronto soccorsi toscani, esistono da tanto tempo in tutti i pronto soccorsi, sicuramente sgravano un attimo il paziente di stare sulla barella, però purtroppo non sono sufficienti. Poi ovviamente a questo dobbiamo sempre aggiungerci la sostenibilità e il costo, perché comunque il nostro finanziamento sulla sanità non è sufficiente e andrebbe alzato, ma questo a livello nazionale. I medici che lavorano nei pronto soccorsi sono obiettivamente pochi, c'è una carenza su tutto il suolo nazionale ed è un lavoro obiettivamente difficile che io ho fatto fino a 2 anni e mezzo fa, quindi che conosco abbastanza bene. La proposta di risoluzione che ha fatto il gruppo di Fratelli d'Italia, devo dire la verità, che è una proposta estremamente articolata ed è una cosa positiva che un gruppo consiliare di opposizione porti anche delle proposte fattive. Noi come gruppo del PD le abbiamo proposto di portarla in commissione, perché ovviamente alcune delle cose che sono scritte sono di pertinenza nazionale, alcune riguardano non soltanto il Ministero della Sanità ma addirittura il Ministero dell'Istruzione, e altre invece sono cose che già esistono, tipo i dipartimenti di emergenza e urgenza che già esistono, e all'interno di questi già sono integrati i medici del centro che lavorano sul territorio e i medici che lavorano dentro il pronto soccorso. Regione Toscana, il Consiglio regionale.